nella frazione del Gabbro, una frazione del comune di Rosignano, vennero arrestate tre famiglie ebree, i Modiano, i Baruch e Baiona. Furono arrestate da un maresciallo che era un fascista della primora, che si accanì proprio su queste tre famiglie, non su altri ebrei che erano presenti in quel momento al Gabbro. Probabilmente perché li considerò il capro espiatorio migliore. Non parlavano perfettamente l'italiano, anche se erano italiani e livornesi, perché erano rientrati da Smirne e da Salonicco, ed erano lì, diciamo, inermi come vittime sacrificali perfette. Di questi 17 arresti deportati ad Auschwitz, soltanto Isacco tornò e raccontò quello che era successo. Questo è ovviamente un episodio simbolico, perché i deportati toscani sono oltre 700, quindi molti hanno fatto la fine di queste famiglie. I ritornati e sopravvissuti sono pochi. Com'è che è accaduta questa tragedia? Tutti coloro che ancora oggi dicono che le leggi razziali italiane sono state poca cosa rispetto a quelle tedesche dovrebbero meditare su questi numeri e su queste storie. Ma come ci si arriva? Ci si arriva attraverso un percorso lungo e anche un po', come anche lo vissero gli stessi ebrei, inaspettato, perché gli ebrei, prima delle leggi razziali, si consideravano italiani come tutti gli altri, perfettamente integrati nella società. Ricchi, poveri, benestanti, sottoproletari, operai, venditori ambulanti, notabili, facevano parte anche del governo delle città dove vivevano, erano rappresentanti politici, avevano aderito con entusiasmo al fascismo la maggior parte di loro, quindi erano italiani esattamente come tutti gli altri. Questa comunità ebraica toscana era anche una comunità tutto sommato molto piccola, poco più di 5.000 persone in tutta la regione, concentrati in tre grandi centri che erano Livorno, che era la più grande, Firenze e poi Pisa, ma diffusi poi su tutto il territorio della regione, perché troviamo nuclei di famiglie ebraiche a Piombino, a Pistoia, a Viareggio, a Pitigliano, in qualsiasi posto dove per ragioni di lavoro sono dovuti dirigere. Quindi vivevano, facendo riferimento a queste tre comunità, ma erano dispersi sul territorio della regione. Tra di loro c'erano esponenti significativi del fascismo, anche del primo fascismo, di quello più feroce, come Bolaffi di Firenze, e c'erano però anche personalità di grande significato, non solo italiano, dell'antifascismo militante. Giuseppe Emanuele Bondigliani, il deputato del Partito Socialista, che poi fu costretto dopo il delitto Matteotti a rifugiarsi in Francia, se no avrebbero ammazzato anche lui, o i fratelli Rosselli, di origine livornese ma che abitavano a Firenze e che sono sicuramente figure di grande spicco, o persone meno conosciute e che hanno pagato anche con la vita la loro militanza antifascista, come ad esempio Carlo Cammeo, che fu ucciso mentre faceva il maestro elementare a Pisa da un gruppo dove c'erano anche alcuni suoi correligionari. Quindi fu anche una lotta che si inserì perfettamente nei conflitti politici di quel momento. Quando si arriva alle leggi razziali, la prima reazione, la più diffusa, fu la sorpresa. Dal manifesto della razza fino ai decreti attuativi, gli ebrei italiani, e noi abbiamo molte testimonianze di questo, hanno reagito pensando che Mussolini non avrebbe fatto sul serio, che sarebbe stata la solita cosa all'italiana. Invece poi, a partire dai decreti espulsivi degli studenti e dei professori dalla scuola pubblica italiana, si cominciò a capire che si faceva molto sul serio. Gli ebrei furono espulsi da tutti i luoghi pubblici, fu impedito loro qualsiasi possibilità di carriera dentro la magistratura, dentro l'esercito, dentro l'avvocatura. Lentamente poi si furono aggiunti anche altri decreti, per cui fu proibito anche la vendita dei cenci, dei cenciaioli, del piccolo commercio ambulante. Si trovò una modalità per
scegliere poi all'interno di questa comunità un piccolo gruppo, fra virgolette, privilegiato con l'istituto della discriminazione. La discriminazione permetteva di poter continuare a svolgere una certa attività pur essendo ebrei, perché si portavano, diciamo, sul tavolo della contrattazione alcuni meriti particolari, come una croce di guerra o aver fatto parte alla marcia di Roma. Le domande furono molte, quelle accolte furono poche, e fu sicuramente invece una grande operazione di corruzione. A quel punto molti furono gli ebrei che si resero conto che la situazione diventava sempre più drammatica. E quindi ci furono varie risposte. Ci furono risposte drammatiche, come la calabrese Enrica, professoressa dell'Università di Pisa, ad esempio, che poi scelse di suicidarsi. Ci furono gruppi familiari che cercarono di espatriare all'estero, come la famiglia Levi di Firenze, lui lavorava al Meyer, o Funaro, il pediatra di Livorno, che andò negli Stati Uniti, o Sandro Fiano, che andò in Palestina, o in tanti altri posti dove avevano rapporti amicali, relazioni e possibilità anche economiche di raggiungere ovviamente questi posti. La grossa parte degli ebrei invece non poté fare questa scelta nei fatti, e quindi quando si arriva all'ingresso in guerra e le città cominciano ad essere bombardate, loro si troveranno nella morsa delle leggi razziali, ma anche di tutti gli altri problemi che hanno tutti gli altri cittadini. E quindi, ad esempio, da Livorno gli ebrei vanno via e quindi si diffondono fino alla provincia di Grosseto, a Firenze, a Roma. Molti livornesi saranno arrestati a Roma perché, come tanti altri ebrei italiani, pensano che Roma c'è il Papa, lì mi salvo. E poi verranno presi e rastrellati nel ghetto. Con il 1943, dopo l'8 settembre, dopo la nascita della Repubblica Sociale e l'emanazione della Carta di Verona, la morsa si stringe intorno agli ebrei. Vengono dichiarati non più soltanto cittadini discriminati, perseguitati, ma vengono dichiarati cittadini appartenenti a nazioni in guerra con l'Italia. Abbiamo in questo periodo, che è un periodo lungo fino alla fine della guerra, diversi episodi anche di grande violenza. Abbiamo l'assalto alla casa con l'uccisione di tutti quelli che ci sono dentro di Pardo Roques a Pisa, che è uno degli episodi più tragici di questa vicenda. Ma abbiamo anche tutti gli episodi, diciamo, che ci raccontano una persecuzione fatta di violenza e di sadismo della Banda Carità e dell'Ufficio degli Affari Ebraici di Firenze con Martelloni Giovanni, che si macchiano di delitti particolarmente efferati, come l'arresto, la violenza e la tortura di Anna Enrique Sagnoletti, un'ebrea convertita al cattolicesimo prima delle leggi razziali, ma arrestata soprattutto perché antifascista. Gli antifascisti adesso si sono un po' organizzati, quindi noi abbiamo molto attiva in Toscana l'organizzazione della Delasem, che fa capo a Giorgio Nissim a Firenze, con l'appoggio del cardinale Elia Dalla Costa, ma anche con l'appoggio periferico, ad esempio a Livorno, del gruppo dei Cristiano Sociali o di tutti i vescovi, i sacerdoti, per esempio della Lucchesia, dell'Aretino, che hanno il coraggio e la possibilità di esprimersi contro il fascismo e contro i tedeschi. E questo servirà a salvaguardare qualcuno, a salvaguardarne pochi, perché faranno arresti e deportazioni anche nei monasteri, nei conventi, perché molti si erano rifugiati nei monasteri e nei conventi pensando che lì erano al sicuro. Però ci sono anche, bisogna ricordarsi anche questo, ebrei, pochi perché sono pochi, perché per loro è più difficile che per gli altri, che scelgono la via della la strada armata, cioè scelgono di andare tra i partigiani. Particolarmente significativo è il caso di Israele Bemporad di Pistoia o il caso di Misul Umberto di origine livornese, ma anche il gruppo degli orefici, tre padre e i due figli che faranno i partigiani con una banda nella zona di Castelluccio di Norcia.
Quindi c'è anche chi, no, prende le armi per combattere e non morire, diciamo, inerme di fronte alla persecuzione che si è fatta particolarmente feroce. Particolarmente feroce che non finirà, non si chiuderà fino alla fine della guerra. Bisogna anche dire che la Toscana si è particolarmente segnalata per una rete di aiuto anche spontaneo, cioè per una serie di persone che poi hanno avuto riconoscimento, chi l'ha avuto, di Giusto fra le nazioni, perché al contrario di quello che voleva il regime, ha dato ospitalità, ha dato aiuto agli ebrei che bussavano alla porta. Perché sicuramente l'antisemitismo, diciamo, spicciolo, quello diffuso diciamo, nelle coscienze, era meno forte rispetto ad altre situazioni nazionali. Gli ebrei deportati toscani sono molti, sono più di 700, è probabilmente un numero per difetto. Pochi di loro, non siamo sicuri di quanti, non è ancora stato fatto un conteggio esatto, ritorneranno da quei campi. A Livorno, su quasi 200 persone deportate, si parla di sopravvissuti 11-12, quindi un'ecatombe. Quando naturalmente la guerra finisce, gli alleati vincono, vince la resistenza partigiana, le comunità si sono ridotte, sono più piccole, sono più povere e sono in gravi difficoltà, sia economiche che dal punto di vista anche materiale, perché sono venuti giù gli edifici religiosi, le case, le scuole che avevano, gli orfanotrofi, gli ospizi, perché avevano anche tutto un sistema di assistenza interna molto significativo. Però, ed è questo molto bello, tra i deportati della Toscana noi abbiamo due figure di donne, la Liliana Millu di Pisa e la Frida Misul di Livorno, che tornano dai campi e che saranno tra le prime a raccontare quello che è successo e quindi a testimoniare perché resti memoria e possiamo solo essere grati a queste due memorie che possediamo. Sono due documenti straordinari e sono tra i primi, insieme a quello di Primo Levi e a pochi altri. Oggi parlare della questione ebraica, parlare della persecuzione è importante per portare rispetto a questi cittadini, a questi nostri concittadini, ma è anche importante perché l'antisemitismo ha ripreso la forza ed è un pericolo che è in mezzo a noi.